contro il razzismo anche in Calabria. Certo, ho detto che deve toccare tutte le regioni in Italia, se possibile in 20 tappe, questa è la terza. Siete importante nel calcio sensibilizzare, e soprattutto è importante parlarne davanti a tanti giovani, tanti ragazzi. Sì, perché penso che la nostra generazione non sono stupidi, sono molto intelligenti e bisogna parlare con loro e faccia a faccia, a quattro occhi, e poi discutere e anche provocare anche loro mente che vuol dire il fenomeno del razzismo che non deve esistere. L'Italia come è messa? Come si dite voi, capito? Cioè, si vede, se si è messo benissimo, non sono qua in giro in Italia. Si vede, si è messo un pochino male. Una cosa che farebbe lei? Sto facendo adesso. Presidente, una grande manifestazione, una grande presenza, soprattutto accolto come un grande allenatore. Per quello che effettivamente è l'allenatore della nostra nazionale, dei nostri colori azzurri, e quindi è giusto accoglierlo con tutti i crismi dell'ospitalità possibile proprio dei nostri calabresi. E poi io la interrompo un attimo, il tema è importantissimo. Senza ombra di dubbio, la presenza sua, la presenza di Fiona May, chiaramente, che è la coordinatrice di questa commissione antirazzismo che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha voluto, è un incontro rivolto ai giovani, non sarà il solito convegno, il solito incontro nel quale noi grandi parliamo e i giovani ascoltano, e invece sarà un momento in cui i giovani avranno la possibilità di interagire con Fiona May, con Antonio Conte, per parlare di un tema che è di assoluta importanza per il nostro calcio e che forse da noi per fortuna si vive un pochino meno, perché non è il primo dei nostri problemi, però è un problema sul quale non bisogna perdere l'attenzione. Tu da calciatore e poi da allenatore, come vi, se ti è capitato anche magari proprio di sentirlo, di vederlo, qual è, essendo meridionale, quindi scontando questa condizione tra virgolette di diversità, qual è la tua reazione? Perché in qualche caso, ad esempio all'estero, si sono visti ho fatto vedere nel video un arbitro che va dalla squadra a cui erano riferibili i cori, diciamo così, e gli ha detto: se non li fate smettere io sospendo l'incontro. Adesso la UEFA ha immaginato tutta una serie di sanzioni, giustamente, ma da uomo, prima ancora che da atleta, che effetto ti fa il bu, la banana, i cori razzisti? No, sinceramente li trovo dei cori molto, molto beceri. L'altro giorno eravamo a Casale e sono andato in una scuola, no? E mi hanno fatto delle domande, tra cui una nel quale mi chiedevano: ma è vero che il tifoso rappresenta il dodicesimo uomo in campo? E io quella domanda ho detto: il tifoso veramente rappresenta il dodicesimo uomo in campo, se però pensa a incitare la propria squadra, perché io sono calciatore, io sono allenatore, sento il tifoso che incita in nome della mia squadra, inneggia i colori della propria squadra, allora ti porta veramente a fare quel qualcosa in più, no? E quindi riesce ad essere il dodicesimo uomo in campo. Quando invece comunque si inneggia, cioè si insulta l'altra squadra o qualche altro giocatore, sinceramente al giocatore di casa non serve assolutamente a niente, anzi a volte provi anche un po' di vergogna, no? Un po' di vergogna, perché vorresti che comunque il tifo fosse un tifo sempre corretto, e a me piacerebbe andare negli stadi, adesso anche da CT della nazionale, no? Vedere le partite, sentire comunque le due fazioni che si preoccupano esclusivamente della propria squadra. Allora, se si fa così, si riesce veramente ad essere un valore aggiunto per il calciatore e per la propria squadra. Altrimenti si annulla, non sia un dodicesimo uomo in campo. Questo, no, secondo me deve essere chiaro, perché ai calciatori non fa piacere sentire, o agli allenatori anche, sentire dei cori beceri contro altre squadre o altri giocatori, veramente lo trovo brutto, ecco. Si va allo stadio per tifare per e non per tifare contro.